Salve, sono Valentina Palumbo, specializzante dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Lo studio che vogliamo presentare oggi si propone l'obiettivo di valutare l'utilità del verde endocinina nel predire il rischio di LIC durante la sleeve gastrectomy. La chirurgia bariatrica è divenuta uno strumento efficace nella riduzione del peso corporeo e nella risoluzione o nel miglioramento delle comorbidità legate all'obesità. La sleeve gastrectomy è l'intervento più eseguito al mondo, ma non è libero da complicanze. Le complicanze più frequenti sono le fistole e il sanguinamento lungo la rima di sutura. Le fistole rappresentano la complicanza più frequente, in particolar modo nel terzo prossimale dello stomaco, dove giungono fino all'86%. In base al tempo di comparsa le possiamo distinguere in precoci, intermedie e tardive, mentre dal punto di vista anatomico le possiamo distinguere in tipo 1, che è un piccolo leak, il tipo 2 associato ad ascesso, e il tipo 3 è una fistola complicata con drenaggio all'esterno. Le cause di leak sono innumerevoli, come il difetto di tecnica, ad esempio se utilizziamo una carica con un punto più alto rispetto allo spessore del tessuto, un aumento di pressione intraluminale, l'ischemia, la mancata compliance da parte del paziente, si è visto anche associato al sesso maschile a un BMI superiore a 50. La teoria meccanica la possiamo spiegare all'aumento della pressione intraluminare. Questo è dovuto alla creazione di un tubulo lungo e sottile. È una fistola che in genere appare 2-3 giorni dopo l'intervento e possiamo vedere come aumentando il diametro del sontuono l'incidenza di questa fistola diminuisce. Questo però non spiega perché l'incidenza maggiore della fistola è nel terzo prossimale dello stomaco. In questo invece ci viene in aiuto la teoria ischemica, una fistola che in genere appare nella quinta settima giornata post-operatoria, anche se dagli ultimi studi sono visti casi dopo il 31° giorno post-operatorio. Per spiegare la teoria ischemica ci serviamo degli studi anatomici di Perez. Lui ha visto che durante la sleeve gastrectomy, in seguito alla sleeve gastrectomy, la vascolazione dello stomaco ne risulta danneggiata. In particolar modo, se viene leso uno o due vasi, la vascolazione residua riesce a compensare la perfusione dello stomaco, mentre se vengono lesi tre vasi, questo non può accadere. Inoltre, in particolar modo, lui ha visto come un ramo dell'arteria gastrica sinistra spesso non è presente o talvolta è presente in dimensioni variabili, e questo spiega la maggiore incidenza nel terzo prossimale dello stomaco. È nato recentemente, si è sviluppato la voglia di evidenziare la vascolarizzazione dei tessuti e delle anastomosi durante gli interventi chirurgici, e in questo ci viene in aiuto il verde endocianina. È una tricarbocianina che si lega alle proteine plasmatiche e, se esposto alla luce infrarossi, diventa fluorescente. Lo scopo di questo studio è quello di chiarire l'esatta patogenesi del LEC gastrico e evidenziare le aree devascolarizzate o ipovascolarizzate in modo da evidenziare i pazienti a rischio. Abbiamo sottoposto il tanto di pazienti a sleeve gastrectomy, nel quale abbiamo somministrato verde endocianina. Viene somministrata una prima dose di verde endocianina 2,5 mg in seguito alla mobilizzazione dello stomaco e una seconda dose, sempre di 2,5 mg, in seguito alla tubulizzazione dello stomaco. Abbiamo attribuito a ogni passaggio uno score in base alla fluorescenza. Al paziente viene lasciato un sondino nasogastrico e un drenaggio. In seguito alla terza giornata post-operatoria viene sottoposto al RX con castrografi per evidenziare eventuale espandimento di mezzo di contrasto. Questo score è stato indicato con ottimale, discreto ed insufficiente. Abbiamo visto come lungo tutto il tubulo gastrico abbiamo avuto una regolare perfusione in tutti e 62 pazienti e non si sono registrate complicanze nel postoperatorio. Possiamo dire che il verde endocianina può contribuire intraoperatoriamente a evidenziare le aree ipovascolarizzate o devascolarizzate, e questo gioca non soltanto un ruolo prognostico, ma identificando il paziente a rischio o comunque un'area ischemica, questo svolge anche un ruolo terapeutico, in quanto possiamo agire con sigillanti, con patch o mentali o con sopraggitto. Grazie per l'attenzione.